Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, cari signori e signori, ma soprattutto signorine. Non ho detto stavolta dipende da quando vedrete questo video. Beh, dipende da quando vedrete questo video. Allora, siamo tornati su 7 Days to Die perché con la nuova patch sono state aggiunte tantissime cose, ma anche il crafting è cambiato. Quindi, chiedo scusa per la voce, ma questo tempo infausto mi sta un po' massacrando le corde vocali. Partiamo con la forgia. La forgia non è cambiata tantissimo rispetto al solito. Dovremmo craftare i billows, quindi con wood, animal, hide, short iron pipe, e la craftiamo. Quindi i tempi sono un po' più alti rispetto a quello che era prima, però alla fine ci va bene anche così. Una cosa importante che dobbiamo tener conto è cosa ci serve. In questo caso per la forgia, noi cerchiamo forgia, ci serve il billows che stiamo già craftando con, come abbiamo visto, con le short iron pipe, con l'animal hide e con il legno. E ci servono small stone, lump of clay e ancora short iron pipe, oltre che i billow. Allora, vediamo un attimo nella mappa, perché tante persone fanno fatica a trovare il clay. Il clay, se guardate nella mappa, sono queste macchie marroni che vedete qui. Quindi non fate altro che recarvi in queste zone marroncine. Vediamo se abbiamo con noi... No, non abbiamo con noi un... ecco, questa è una zona. Noi andiamo a colpire, vedete, sulla destra il lump of clay che aumenta. Questo perché siamo, come detto, in una zona marrone che nella mappa ci indica dove troveremo clay, che è l'argilla. Abbiamo standard 5, a noi per la forza ce ne bastano 50, quindi siamo a posto per quanto riguarda il clay. Ne prendiamo un po' in più per sicurezza, così. Fatto ciò, andiamo a mi piace quel rumore. Il rumore un po' splatter, un po'. Ok, ce ne torniamo a casa e facciamo la forgia già direttamente qui. Dentro c'è già una forgia che sta lavorando, quindi clicchiamo forgia, abbiamo tutto ciò che ci serve e facciamo craft. Avremo 1 minuto e 40 da attendere, quindi aspettiamo un attimo e vediamo. Aspettiamo un attimo, ci vediamo dopo. Ho visto un porcello. Il porcello, dov'è il porcello? Eccolo lì, porcello. Vieni qua, porcello. Ciao, porcello. Ok, a differenza, come ho già mostrato nell'altro video, per recuperare carne e pelle, quello che si è recuperato dagli animali, dobbiamo avere un'arma affilata. Può essere un coltello, come questo, o può essere anche un osso. Qua non vedo... non ho ossa. Oh, sì. Oppure l'osso. Prendete e fate il bow sheave. Quindi cliccate craft, vi farà, attendiamo dato che finisca la forgia, vi farà un osso puntito che non vi darà moltissima carne e moltissima pelle, però vi darà la possibilità di recuperare questo tipo di materiali. Facciamo anche un campfire, quindi con 8 small stone. Questo non è cambiato rispetto a prima. Ora dovremo gettare qualcosa, perché vedo che gettiamo gli yellow flower e così possiamo fare il campfire e vedremo come funziona anche il campfire. Allora, una cosa abbiamo, beh, ci informa che non abbiamo spazio per depositare la roba. Mettiamo giù una forgia. Ok, la forgia, una volta aprita aperta la forgia, attimo, perché mi sa che il volume è ancora alto. Audio, ok,
così dovrebbe andare molto meglio. Mi dimentico sempre, in game lo alzo, magari quando gioco nei server lo alzo, e in questo caso devo abbassarlo, altrimenti copre la mia voce. Quindi, ci serve, vediamo, potremmo fare Forged Iron, ok, e smeltiamo, e possiamo fare Forged Iron. A volte potremmo trovare in giro dell'anvil. L'anvil è l'incudine, in poche parole. Possiamo depositarla qui e l'anvil ci darà la possibilità, vedete, nails, anvil, ci darà la possibilità di sbloccare alcune ricette in più con l'anvil. Questo qua penso sia un calibro e sbloccherà altri tipi di ricette. Comunque, semplicemente non abbiamo più le cose da posizionare all'interno per far bruciare, abbiamo solo il fuel, che può essere legno o carbone come in questo caso, e non dobbiamo fare altro che selezionare il materiale che vogliamo fare, tipo Forged Iron. Attimo solo. Ah, non abbiamo abbastanza iron. Comunque, avete visto, selezionate qui cosa volete craftare, tipo arrowhead, quindi le punte. Potete selezionare quante ne volete. Qui sopra avete il tempo, fate smelt e vi smelterà le punte. Una volta fatta, prendete e ve le portate direttamente sull'inventario. Qui devo ancora fare un contenitore, che dovrò assolutamente fare, invece preciso istante. Quindi stiamo facendo un contenitore dove depositeremo tutta la nostra roba. Il campfire lo voglio utilizzare subito, in modo tale da mostrarvi un attimo anche il funzionamento del campfire. Ok, quindi depositiamo un po' di roba. Vi ricordo che per potervi mostrare alcune cose velocemente sto giocando in creative, quindi se vedete tutti questi proiettili così è perché giocando in creative ho la possibilità di prendere direttamente, schiacciando la U, ho la possibilità di avere tutto già pronto. Poi un giorno magari farò un video sulle creative. Ok, fatto ciò, con il Forged Iron abbiamo delle ricette che possiamo fare, quindi cooking pot o desk safe o la fire axe. E quindi è molto importante sbloccare il prima possibile la forge, proprio per questo motivo, perché vi dà la possibilità di prendere e di crearvi tutto quello che vi serve. Un Forged Iron, facciamo ancora un po'. Un attimo. Si sta sciogliendo. Ecco, una novità che c'è. Praticamente, quando noi depositiamo del ferro, questo si deve sciogliere. Vede, qui si sta sciogliendo il ferro. Ok, sta sciogliendo il ferro e sta sciogliendo il clay. Quindi qui vedrete in diretta gli elementi che aumentano e da qui posso smeltare. Qui vedete, per l'anvil dovete aspettare ben 200, che 200 iron si sciolgano per poi poter smeltare quello che vi serve per fare l'anvil, che vi sbloccherà poi nuovi tipi di cose da craftare. Fatto ciò, vi voglio mostrare velocemente il discorso del campfire. Vado a depositare il campfire. Qui non ho la pentola, quindi posso andare a fare ancora del Forged Iron, che mi permetterà di creare la pentola. Beh, non vi faccio attendere e ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci qua, abbiamo il nostro Forged Iron. Possiamo fare vedete, gli ingredienti ci sono, le ricette ci sono
Già, a parte quelle grigie con il libro che devono essere sbloccate tramite il libro apposta. Qui noi creiamo la cooking pot 1.037, oh, non ce la faccio aspettare così tanto. Vabbè. E si ritende. Abbiamo fatto la cooking pot, la andiamo a depositare. Abbiamo della carne. Con questa carne possiamo cliccare e mangiarla cruda e non è il massimo. Possiamo vedere che ricette si possono fare con quel tipo di carne oppure dropparla a terra. Noi vediamo in questo caso la charred meat o la grilled meat si può fare solo con la raw meat. La boiled meat ci richiede anche acqua. La meat stew ci richiede una patata e un no, corn. E bacon and eggs ci dà la carne con le uova. Una cosa positiva che è stata introdotta nell'Alpha 13 è il fatto che non abbiamo i tipi differenti di carne, ma abbiamo sempre la stessa carne. Quindi non abbiamo 1 minuto 38, mettiamo 2 minuti per sicurezza. Non abbiamo porca miseria. Facciamo così perché qui possiamo cucinarla. Con la grilled meat ci serve la griglia. Quella posizionata qui. Come stavo dicendo, a differenza dell'Alpha 12, non abbiamo tipi differenti di carne. Quindi non abbiamo la carne di. Non abbiamo la carne di orso, la carne di cervo, la carne di maiale, la carne di coniglio. Ma abbiamo solamente carne in generale da cui possiamo fare quello che ci serve con le carni. Qui cos'è? Ah, l'animal fat per fare il biofuel, ma ci serve no, possiamo farla. Possiamo farla. Di solito ci chiedeva il baker, ma in questo caso non ci sono problemi. Il video finisce qui. Mi dispiace doverlo rifare perché avevo già fatto un video sulla forgia, però con l'Alpha 13 sono cambiate molte cose e anche il crafting che non va più a posizionare, non andiamo più a posizionare gli ingredienti direttamente sulla schermata di crafting, ma usiamo la schermata di fianco e questo ci semplifica molto le cose. Io vi ringrazio di aver visto questo video, mi scuso ancora per la mia voce un po' rauca, non posso farci nulla, ahimè, il tempo e l'inverno è implacabile anche con le mie corde vocali. Io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, a iscrivervi alla pagina di Facebook e per me, ignorante cronico, mi è stato suggerito da un mio amico di farmi anche di fare un canale di Twitter. Ho aperto Twitter, non so assolutamente cosa voglia dire questo, nel senso, io l'ho aperto dove posso condividere i video una volta fatti e se volete venire a trovarmi basti cercare Elentir e mi troverete di sicuro. Io vi ringrazio ancora e ciao a tutti. Mamma che brutta voce. Ah.